La terza compagnia che sfilerà fra poco, che avremo le immagini, è la compagnia dell'Ongia. La compagnia dell'Ongia fu fondata nel 1949-50 e composta di ben 250 elementi. È uno dei più vecchi e famosi gruppi carnevaleschi mugesani, tra i più premiati. L'Ongia è ormai apprezzata anche fuori provincia, sia per la qualità dell'allestimento della sfilata, sia anche per le attività extra carnascialesche della banda e del coro e del balletto, anche in chiave di recupero delle tradizioni del folklore locale. È la seconda ad esibirsi questo pomeriggio, la compagnia dei Bulli e Pupe. Arriva la banda della quale parlavamo poc'anzi, diretta dal maestro Dario Bernini, che viene presentata per la prima volta dalla compagnia Bulli e Pupe nel corso del carnevale mugesano, di questo 33esimo carnevale mugesano. Ecco qui Ugo Amodeo, uno dei giurati più vecchi, meno giovani. Da più anni nel carnevale di Muggia. Allora, com'è questo carnevale, Ugo? Io lo trovo assolutamente straordinario. L'altro anno non ci sono stato perché purtroppo un'influenza mi aveva impedito di arrivare, però da due anni fa, quest'anno, io trovo veramente un passo avanti, l'originalità di costumi. Forse manca un po' ancora il brio, sono passate appena due compagnie, ma un po' il freddo, un po' il fatto che è stato spostato una settimana, ma questo non ha importanza, i costumi sono veramente meravigliosi. Io dico la verità, finora da quello che ho visto, dalla passeggiata che abbiamo fatto prima in mezzo ai carri eccetera, quando erano ancora fermi, qua dare un voto sarà veramente difficile. Io vorrei dare 10 a tutti, perché il lavoro, il divertimento, la simpatia con la quale siamo stati accolti dalle compagnie, dal comune di Muggia, dall'azienda Soggiorno, sono veramente eccezionali. Quindi è duro dare un voto, però dobbiamo darlo, cerchiamo di essere il più obiettivi possibili. Adesso vedo che stanno anni bianco e nero della compagnia Ongia e quindi torno alla mia postazione, ti lascio, perché non vorrei perdere la panoramica, in quanto vorrei dare, essere il più obiettivo possibile e poter dare il mio voto dallo stesso punto di vista per tutte quante le compagnie. Ti ringrazio, caro Paghi. Ed eccoci al bianco e nero dell'Ongia, anche qui una storia dietro alle spalle di questo bianco e nero. Hanno cominciato a dire, anche a sto anno vorremo di tutti i colori a Muia, in dialetto. E se altri fate tutti i colori, hanno risposto quelli dell'Ongia, noi faremo in bianco e nero. Ed appunto il bianco e nero è il tema di questa terza compagnia, la compagnia dell'Ongia. Ma comunque il bianco e nero, come avete sentito, è una battuta estremamente estemporanea, perché è lanciata quasi per caso. Il motto della compagnia Ongia era già bello e pronto, quindi bianco e nero. L'Ongia quest'anno quindi lancia una sfida a se stessa e contemporaneamente al carnevale, volendo dimostrare a se stesso, al pubblico, che dopo tanti anni di variopinti costumi e coloratissime spaziosità si può far divertirsi anche usando esclusivamente questo bianco e nero. Vediamo sfidare Rockefeller, uno dei personaggi principali della televisione. Naturalmente, anche se tutto è in bianco e nero, serve qualche colore. Ma ci hanno detto, si nota ogni tanto un personaggio colorato, è riferito all'arcobaleno che vedremo in fondo, che vedremo nel carro finale dell'Ongia, è uno che disturba la normalità, c'è qualcosa che fa da contrasto con quello che è il normale, la routine quotidiana della vita. Il bianco e nero di cui si riferisce questa compagnia si può anche riferire al vino bianco e nero naturalmente. Questa è la terza compagnia che sfila, mi pare. Per chi si avesse messo in ascolto ora, questo è il carnevale di Muggia. Sono già sfilate tre compagnie, 10 sono quelle che partecipano. E arriviamo a questa parte che è dedicata al film in bianco e nero, e Charlot naturalmente, il Charlie Chaplin, e riguarda anche questo un bianco e nero, un personaggio caratteristico, molto simpatico,
maschile o femminile qua non c'entra, mi sembra che sia... Sì, è molto somigliante allo stesso Charlotte, mi pare, no? Hanno scelto veramente, pur che sia maschile o femminile, non si sa, comunque avvicinatissimo alla maschera di Charlotte. Ed ecco ora ancora, ci avviamo verso il gruppo che rappresenta il gioco degli scacchi. Anche qui lo scacco matto è rosso, l'avete visto, lo vedete adesso inquadrato, lo scacco matto è rosso. Questi sono gli scacchi. Poi c'è il gioco del domino. Ci ho detto scusa a Ciotti, l'ho sentito ieri sera naturalmente alla televisione con Loretta Goggi. Naturalmente Gianni Cioccolanti non è simile a Loretta Goggi, ma ogni tanto qualche ballo in carnevale va bene. Sì, ma non ho nessuna veleità per assimilare alla Goggi. Comunque voglio dire ancora, le compagnie sono Spattacamini, Bulli e Puppe, Ongia, Più che Cisti, Mandrioi, Lampo, Spasimo, Bellezze Naturali, Brivido e Trottola. Quello che vedete inquadrato in questo momento invece è la famiglia Adams, altro del bianco e nero, altre cose in bianco e nero. Quella casa che tutti i ragazzini nostri riconoscono perché guardano i telefilm naturalmente della famiglia Adams. Qui la famiglia Adams è anche in bianco e nero naturalmente, un'associazione di idee forse. Beh, certo, la famiglia Adams è... La famiglia Adams, Ruggero, è una fortunata serie televisiva in bianco e nero, quindi hanno proprio azzeccato il significato del bianco e nero. Stiamo appunto vedendo dalle immagini la famiglia Adams è tutta riunita su questo grande carrozzone, divertentissimo, con Mortisia, Drago e tutti gli altri. È un revival del bianco e nero in una televisione privata, proprio in questi giorni si sta rivedendo la famiglia Adams. Seguono vari oggetti in bianco e nero, naturalmente la classica bottiglia di Black and White, chiarissimamente il whisky Black and White di puro smalto, naturalmente classica, qui l'associazione di te. Spiritosissimo questo Black and White puro smalto, proprio si è ispirato al famoso whisky, e non poteva naturalmente che non essere il Black and White, il bianco e il nero. Ancora bellissimi costumi che sfilano davanti al vostro teleschermo su questa compagnia che presenta il bianco e il nero, vi ricordo la compagnia dell'Ongia. Beh, certamente la giuria avrà un compito arduo per dare dei voti a queste compagnie, quelle che abbiamo visto fino adesso. Veramente è una cosa eccezionale. Sono dei costumi meravigliosi, bellissimi. Ed ecco la banda dell'Ongia, una delle classiche bande del carnevale mugesano, una banda che si fa sentire anche oltre i confini di Muggia e della provincia nostra, in bianco e nero anch'essi. Qui c'è la scuola di pittura, naturalmente, la scuola di pittura che dipinge in bianco e nero e che dipinge il Mister Barba, uno dei personaggi più caratteristici di Muggia. Sono pieni di fantasia questi della compagnia Ongia, che presentano il bianco e il nero. Ecco, proprio adesso voi non state vedendo, ma al mio collega Ruggero Paghi stanno consegnando dei bozzetti che hanno appena dipinto, quindi sono dei pittori veri. Mi pare che vengono inquadrati, ecco, esatto, ecco, vedete Paghi che sta raccogliendo i frutti di questo pennello bianco e nero. E per i loro
sono degli scritti molto belli, molto belli. E nere che stanno sfilando in questo momento dinanzi alla nostra tribuna. Vi ricordo che oltre ai carri della sfilata vera e propria partecipano anche dei gruppi mascherati o delle maschere singole che noi naturalmente stiamo vedendo e stiamo anche valutando. Tra l'altro compone anche un jolly. Questo che vediamo ora è una spiritosa parodia del carretto dei gelati, il famoso carretto di gelati specialmente estivo, anche qui a Mugia, vicino alla riviera mugesana. Dite la verità, quante volte avete pensato a quante cose si possono realizzare soltanto utilizzando questo? Dovrebbe rappresentare un cono di gelato abbondante, abbondantissimo, e non adatto oggi a questa temperatura, però. Ecco, quello che ci blocca naturalmente è il freddo. È il freddo. Ed eccoci qui verso il carro dell'Ongia. C'è un pandongia. Prima di lui gli animali naturalmente in bianco e nero e la neve, quello che riguarda la neve. Il carro riguarda appunto questo pandongia, la foca. Questo gruppo mi pare molto bello, non so se vengono inquadrati, questi sono i cani dalmati naturalmente, sono molto belli. Sono inquadrati invece gli orsetti, ti dirò a questo momento, tutti animali naturalmente, tutti animali in bianco e nero. Ora la foca che sta battendo le sue pinne davanti, altri ragazzini molto piccoli. C'è qualcosa sempre di colorato in mezzo al bianco e nero che si dà proprio il senso di quello che è il qualche cosa che urta contro la realtà della vita. Ecco, sempre con il bianco e il nero, qui siamo veramente al Polo Nord, no Ruggero? Vediamo la giornata adatta a questo freddo di oggi. Stanno molto, molto bene questi orsetti. E anche questi pupazzi di neve. Ti dirò che questa mattina avevamo sperato di peggio, che tutto fosse rimandato, come si diceva, al 25 di maggio. Stava nevicando questa mattina prima dell'inizio della sfilata. Ecco, qui vediamo i fiocchi di neve, molto belli, veramente molto belli i fiocchi di neve. Fortunatamente non veri questi fiocchi di neve, ma finti e molto belli. Eccolo, qui si tratta il pandongia. E questo carro, c'è questo panda che guarda sconsolato i laghetti delle noghere e l'Aquila. I fiori e gli animali sono felici ma non contenti di altre cose come la centrale a carbone, e nasce l'arcobaleno della speranza sopra loro, un arcobaleno che fa sperare in qualcosa di migliore. È chiaro il riferimento satirico, la satira politica in questo caso, per la compagnia Ongia. Alla centrale a carbone naturalmente, no? Che riguarda certo al nero, oltre che al bianco.